Ciao a tutti, oggi sono in compagnia dei miei cagnoloni, lei e Amo che non si vede, ciao patatone. E oggi vi vorrei portare un video un po' diverso dal solito, infatti appunto ci sono loro due e questo tag riguarda loro. Quindi iniziamo con le domande, tanto lui mi ha dato la zampina, dimmi pure, dopo ci facciamo le coccole. Dunque, come si chiama? Allora, lui, Amon, lui si chiama Amon Ra, però noi lo chiamiamo Amon. Cosa guardi? Non c'è niente. E lei, fatti vedere, Giupina, lei ha la lilla. Scusate, forse non si vedrà bene perché sono tutte e due neri, quindi. Poi, che animale è? Sono due cani. Lei è un pincher, Amon, e lui è un incrocio, probabilmente tra due setter. Da quanto tempo ce l'hai? Allora, lui da agosto dell'anno scorso, quindi un anno e 3 mesi circa. Lei invece è il cane del mio vicino di casa, però come vedete è praticamente quasi sempre da me. E lei ce l'ho con me, ciao patatina, è con noi da dicembre del 2010, quindi sono quasi 6 anni che è con noi. Fa che sia un monello. Come l'hai avuto? Allora, lei è stata presa dai miei vicini di casa in un allevamento in Toscana e lui, questo è un monello, è un bacino. E anche tu mi dai un bacino? Lui, dicevo che sì, Lilla. Lui l'ho avuto grazie a un'associazione italiana che si chiama Zampa nel Cuore. E se volete vi lascio il link di Facebook giù nell'info box, dove praticamente questa associazione salva dei cuccioli. Ma che scemo! L'orecchia, Amon! No? Gira l'orecchia. Dove praticamente salva dei cuccioli dalla Bosnia. E lui appunto è stato salvato dalla Bosnia. È stato salvato a luglio. Doveva arrivare già in Italia a luglio. Solo che purtroppo nessuno lo voleva, quindi è dovuto rimanere di più. Quando lui è arrivato in Italia, era appunto fine agosto, era spaventatissimo, aveva 6 mesi. E niente, io sono felicissima di averlo salvato. Che siete belli. Sono andata anche in canile, però in canile non c'è stato quel amore a prima vista che c'è stato quando ho visto le foto sue. E quindi sono felicissima, strafelicissima di averlo al mio fianco. E mi fermo qua perché sennò mi emoziono. Allora, racconta qualche sua stranezza. Io partirei dalla topina che ho in braccio. Allora, la Lilla appunto io la conosco da 6 anni e una sua stranezza è che quando mangia si mette col sedere per aria. E questa è una cosa buffissima che lei fa. Un'altra cosa buffa che lei fa, strana, che quando scende le scale tende a scendere le scale con 3 zampine. Lascia la zampina dietro, mi sembra la sinistra, alzata, e scende le scale con 3 zampe. Invece di questo signorino qua avrei una marea di stranezze. Partirei col dire che le facce che fa quando dorme sono epiche. Oppure lui dorme a pancia in su. Un'altra stranezza è che quando arriva a un certo orario, che siano magari le 7 o le 8, lui capisce, sembra che c'ha un orologio in pancia e capisce che magari è l'ora della pappa oppure l'ora di uscire.
lui ti si punta davanti. Oddio, amore. Oddio, oddio. Lui ti si punta davanti, inizia a piangere perché lui sa che è un determinato orario e sa che in quel determinato orario deve fare qualcosa. Io ve li farei vedere perché fanno troppo ridere, scusa. Cosa significa il rapporto con loro in questo caso? Allora, per me sono la cosa più bella che io ho, perché avere un cane o avere comunque un animale in generale ti fa aprire gli occhi, ti fa capire certe cose che se tu non hai un cane, magari queste cose non riesci a capirle. Io con loro ho capito tantissime cose, soprattutto amare, perché l'amore che loro mi danno è immenso. Il modo in cui lui mi dimostra le cose, o semplicemente me le fa capire, mi fa capire quanto i cani sono speciali, quanto i cani siano delle persone come noi, che hanno dei sentimenti. 8. Quali sono i momenti più belli con lui? Ce ne sarebbero una marea. Con la Lila, per esempio, siamo andati in montagna, poi tutte le mattine veniva a dormire sul mio letto, in estate uscivamo, andavamo a correre. Invece con Amon siamo andati sulla neve, che lui aveva nemmeno un anno, era bellissimo vederlo giocare con la neve. Poi il modo in cui lui mi è attaccato, perché all'inizio io e lui non è che non andavamo d'accordo, è che lui non era tanto legato a me. L'ultimo periodo, non lo so, mi sta più vicino, sarà perché è cresciuto, sarà per tante altre cose. Amore. Però il semplice modo in cui lui mi guarda, lui mi segue, lui mi protegge. C'è un episodio che tutte le volte che lui lo fa mi emoziona. Noi abbiamo una casa in montagna, a Selvino, e tutte le volte che io sto in bagno oppure sono a casa da sola, lui si mette fuori dalla mia porta del bagno dove sono, si siede, mi guarda. Guarda quello che faccio. Poi se sente dei rumori si alza, prende, va a vedere il rumore, magari abbaia, magari chi lo sa cosa fa. E poi ritorna, si siede e fa così tutto il tempo finché magari non ritornano i miei oppure non arriva il mio ragazzo. E questa cosa, cioè, è mio. Boh. Mi fa un po' da guardia del corpo, diciamo così. Ed è una cosa bellissima. Adesso, per esempio, ho messo il muso sul mio ginocchio e qua che si sta pigliando tutto il cocco. Il mio topino. Poi, che soprannomi ha? Una voglia. Adesso ho sentito un rumore, per esempio. Guardatelo. Sei una meraviglia. Allora, la Lilla ha un sacco di soprannomi, la chiamo Topino, Topina, Scricciolo, Lilla, Lilli, Amore. Invece Amon, vuoi scendere? Sì, ma non dare il sedere alla telecamera. Invece Amon, lo chiamo Amon. Un periodo l'ho chiamato pure Gorgonzola, perché c'era tutta una storia dietro il fatto che lo chiamassi Gorgonzola. Poi lo chiamo Tato, Topo. Amore, cucciolo, tesoro. Poi a volte per scherzargli dico: ma quanto sei brutto? Lui arriva lì, mi lava la faccia. Oppure a volte gli dico: ma quanto sei bello? E lui con la testolina sì, la muove appena dico quanto sei bello. Poi, ultima domanda: quali sono le parole che riconoscono? La Lilla riconosce un sacco pappa, il suo nome. Un tempo gli avevo segnato pure a sedersi e a darmi la zampina. Adesso purtroppo non esercitando
Così spesso questa cosa ha perso un po' l'uso di farlo. Invece Amon riconosce tantissimo il suo nome quando gli dico: usciamo, andiamo, andiamo. E adesso mi sta guardando. Vieni. Quando qualcuno gli dice: mi dai un bacino, lui il bacino non te lo vuole dare. Se tu gli dici: mi dai un bacetto, lui il bacetto te lo do. Perché boh, fin da quando lui è arrivato qua in Italia, io gli ho insegnato la parola bacetto. Quindi niente. Poi, vabbè, parola pappa. Lui riconosce tantissimo anche la parola giochiamo. Un po' in generale riconosce tutte le parole. Però una cosa che proprio non sa fare, che anche se io mi metto lì, sto ore e ore e ore, lui non se la ficca in testa. È quella di stare seduto a comando e darmi la zampina. Cioè, stare seduto, sta seduto quando capisce che deve stare seduto. Però se gli dico seduto, lui seduto non ci sta. È un po' il suo carattere un po' è fatto così. E niente, questo video finisce qua. Spero che vi abbia fatto compagnia. Vorrei farvi notare. Vediamo così il video, Amon. Niente. Il video finisce qua e iscrivetevi, presto ci saranno nuovi video, nuovi tag, nuove challenge, anzi se avete challenge, tag, volete semplicemente vedere determinati video fatemelo sapere con un commento sotto e nulla, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo con un prossimo video. Ciao ciao!